Sai usare il nuovo YouTube Studio per analizzare i tuoi video al meglio? Scopriamo insieme come fare. Ciao, sono Sara, Digital Content Creator. Nei miei video, come quello di oggi, ti spiego come gestire al meglio il tuo canale YouTube. YouTube Studio è la nuova interfaccia per gestire un canale YouTube. La transizione dal vecchio Creator Studio è quasi terminata ed è ora di conoscere e familiarizzare con le nuove funzionalità della nuova interfaccia. Nel video precedente abbiamo già visto la dashboard e il menu generale a livello di canale. Oggi ci dedicheremo alla sezione video e a gestire e analizzare i singoli video del tuo canale. Se ti sei perso il video precedente, non ti preoccupare, trovi il link nella descrizione. Entriamo nell'elenco video, molto simile al vecchio Creator Studio. Vedi la miniatura, titolo e inizio della descrizione. Visibilità, che puoi cambiare direttamente da qui. Monetizzazione, che puoi cambiare allo stesso modo, restrizioni, in cui vedrai ad esempio se hai problemi di copyright o se hai indicato qualche contenuto per bambini. Io ne ho qualcuno e YouTube mi ricorda che alcune funzionalità sono disattivate. Se non sai di cosa sto parlando, ti consiglio di vedere il mio video esaustivo sulla normativa COPPA, secondo cui tutti i creators, e quindi anche tu, sono obbligati a indicare se i propri video sono destinati ai bambini oppure no. Ti lascio il link al mio video nella descrizione. Poi la data di pubblicazione, visualizzazioni, commenti e percentuale di like. La cosa comoda che ti segnalo è che puoi modificare titolo e descrizione senza entrare in una nuova schermata, direttamente dall'elenco. Questo elenco è filtrabile per parole nel titolo, nella descrizione, visibilità, monetizzazione e visualizzazioni. Scorrendo i tab in alto, vedi i tuoi live stream e le tue stories se le hai attivate. Anche in questo caso, se non sai cosa sono le YouTube Stories, ti lascio il link in descrizione al mio precedente video in cui ti spiego tutto ciò che c'è da sapere. Se vuoi avere maggiori informazioni su un video, puoi cliccare la sua miniatura o uno degli altri simboli per andare direttamente alla sezione Dettagli, Analytics o Commenti, che sono poi gli elementi del menu che trovi entrando. Tutta questa pagina dovresti averla compilata dopo aver caricato un video. Se entriamo in Analytics, vediamo un grafico con alcune metriche di base, il numero di visualizzazioni, ma ancora più importante il watch time, quindi la durata di visualizzazione, che è anche un requisito per ottenere la monetizzazione. Poi il numero degli iscritti e le entrate per quel video. Tutti i dati che vedete sono soggetti al range di tempo indicato in alto a destra. Ovviamente potete cambiarlo per vedere un range più ampio o più stretto. Le quattro metriche che ti ho elencato, ma anche i blocchi in basso, sono estrapolati dai successivi quattro tab, che poi vanno ad aggiungere altre informazioni. Il tab copertura ti dà il fondamentale CTR, il click-through rate, ovvero la percentuale di click che ha ricevuto il tuo video sul totale delle persone che hanno visto la miniatura. È una metrica fondamentale perché immagino tu voglia che gli utenti guardino il tuo video, ma se non cliccano sulla miniatura non lo guarderanno mai. Questa metrica ti serve a capire se la tua miniatura e il tuo titolo sono accattivanti e se invogliano gli utenti a cliccare. Cerca di tenere il CTR tra il 2 e il 10% e cerca di aumentarlo sempre di più. In basso vedi il dettaglio delle sorgenti di traffico, per capire da dove vengono i tuoi utenti, come ti trovano, se ci sono delle fonti esterne da cui provengono e quali sono, se hanno attivato le notifiche per ricevere le news sui tuoi video e se ci hanno cliccato. Oppure se devi ricordarglielo nei prossimi video e se devi insistere su questo punto. Puoi vedere quali sono le parole chiave con cui ti cercano e i video accanto a cui appare il suggerimento del video che stiamo analizzando, in base alla percentuale delle persone che sono arrivate al tuo video in questo modo. Nel tab copertura, oltre al watch time, vediamo la percentuale di fidelizzazione, cioè quante persone arrivano a vedere il tuo video per intero. È importante mantenere alto questo valore perché questo aumenta il watch time, altra metrica fondamentale per far capire a YouTube che il tuo contenuto è valido. Come fare ad aumentare la fidelizzazione degli utenti? Te lo spiego in questo video, di cui trovi il link nella descrizione. Il tab pubblico ti rivela un po' di dati demografici del tuo pubblico, per capire chi è il tuo target, età, sesso, area geografica. E il tab entrate ovviamente ti dice, se hai attivato la monetizzazione, quanto hai guadagnato dagli annunci comparsi su questo video. In quasi tutti i blocchi vedrai un pulsante mostra di più, che porta sempre alla stessa schermata, un grafico super dettagliato in cui puoi andare a vedere nei minimi dettagli ciò che ti serve. Si esce da questa schermata con la X in alto a destra. Se non hai i dati completi, puoi provare a cambiare il range di tempo, oppure a cliccare altro per aggiungere la sezione che ti interessa. Puoi aggiungere una o due metriche per ogni sezione. Lo puoi fare anche con il più blu nella tabellina in basso che ha lo spaccato dei dati.
Qui si possono fare tutte le analisi che vuoi, scoprire da dove viene il pubblico, qual è il pubblico più affezionato. Quindi, ad esempio, vediamo sorgenti di traffico e poi capiamo da quale sorgente di traffico arrivano gli utenti che guardano il video più a lungo, quindi che hanno una percentuale di visualizzazione maggiore. Vediamo ad esempio che dalle notifiche arrivano poche visualizzazioni, ma chi vede il video ne vede un'alta percentuale. Quindi vale la pena insistere e chiedere agli utenti di cliccare la famosa campanella per fargli arrivare le notifiche. Puoi anche aggiungere un secondo video per confrontare l'analisi. In alto a destra si possono anche scaricare i dati che stiamo visualizzando in Excel o CSV. Cliccando la lente di ingrandimento puoi cambiare il video da analizzare. Proseguiamo il menu. Troviamo un editor con cui effettuare delle modifiche al tuo video. Puoi tagliarlo, aggiungere musica, aggiungere schermata finale o aggiungere una sfocatura. Personalmente preferisco fare tutto offline e poi caricare il video pronto, ma se lo trovi utile e non hai molto editing da fare potrebbe essere una valida alternativa. Torniamo allo sfondo bianco e passiamo alla sezione commenti. Trovi filtrati quelli pubblicati a cui non hai risposto, ma puoi togliere il filtro o modificarlo. Qui puoi rispondere, mettere un pollice in su, in giù o lasciare un cuore. Se hai selezionato la necessità di approvare commenti prima di pubblicarli, li puoi verificare e approvare nel secondo tab, in attesa di revisione. Il tab possibile spam è popolato da YouTube quando trova commenti che sembrano spam. Nella sezione sottotitoli vedi se hai caricato i sottotitoli principali del video, puoi aggiungerne in altre lingue e attivare i contributi della community, nel caso qualcuno volesse proporti sottotitoli in lingua per i tuoi video. Se aggiungi una lingua puoi scrivere titolo e descrizione nella nuova lingua. E puoi creare i sottotitoli completi. Questa funzionalità non è stata ancora completamente trasportata nel nuovo YouTube Studio, quindi ti porta nella vecchia interfaccia. Questo accade ancora per alcune funzionalità, ogni volta che vedi questo simbolo. La cosa che dovrebbero sistemare è che il vecchio Creator Studio si apre in una nuova scheda. Quando hai terminato ti dice di cliccare per tornare a YouTube Studio, ma ti fa tornare in home page nella nuova scheda che hai aperto, così ti trovi scomodamente due schede aperte. L'ultima sezione del menu video è monetizzazione, dove puoi indicare che tipo di annunci pubblicare e dove puoi organizzare lo shelf del tuo merchandising. Tutto questo ovviamente se lo hai attivato. Non considerare le altre voci perché sono aggiunte da VidIQ, che è un tool che ho installato che ti aiuta nella gestione del canale, ma di cui non ci occupiamo oggi. Le ultime tre voci sono accessibili da tutti i menu, le abbiamo già viste nel video precedente, e gestiscono le impostazioni generali del canale, come la valuta, il nome, le parole chiave. Nelle impostazioni avanzate puoi indicare se i tuoi contenuti sono destinati ai bambini oppure no, e collegare un account AdWords. Altre impostazioni ti portano nella vecchia interfaccia. Sotto branding puoi mettere un'immagine in filigrana in basso a destra sui tuoi video. Ed eccoci alla fine della seconda parte dello YouTube Studio Tour. Se hai ancora dubbi o domande, scrivimeli nei commenti, sarò felice di darti una mano. Se ti sei perso la prima parte del tour in cui abbiamo visto la dashboard e i dati relativi all'intero canale YouTube, ti lascio il link al mio video qui accanto a me. Se ti piacciono i miei video, lasciami un like e condividili con qualcuno a cui pensi possano essere utili. Per non perderti il video di settimana prossima in cui ti spiego perché è ancora utile aprire un blog nel 2020, iscriviti al canale e clicca l'icona della campanella. Alla prossima!